Benvenuti in forno, viaggiatori. Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the Road. Faccio colazione e poi cominciamo. Sigla. Allora, parliamo del microonde, uno strumento del demonio! No, si scherza! Allora, il microonde è sicuramente uno degli elettrodomestici molto utili in cucina, non so se è proprio quello più utile, ma sicuramente è quello più sottovalutato in moltissime cose. E per farvi capire quanto è sottovalutato e quanto invece è possibile fare delle cose veramente molto velocemente nel microonde oggi, invece di segnalarvi un canale YouTube, voglio segnalarvi tre ricette di cose che è possibile fare molto velocemente nel forno a microonde. La prima ricetta ce la spiega quel pazzerello di Crazy Russian Hacker, una bella specie di torta in tazza, una torta al cioccolato con le gocce di cioccolato. Comunque, torta in tazza al microonde la trovate sul doobly-doo e la trovate sulla scheda. Si fa con pochissimi ingredienti, 5 minuti nel microonde. Naturalmente so che in Italia può essere difficile trovare la farina che lievita, oddio, da qualche parte si trova, comunque non è un problema, perché se non si riesce a trovare la farina che lievita, basta utilizzare la stessa quantità di farina e aggiungere un mezzo cucchiaino di lievito per dolci, semplicemente. Ma il microonde, appunto, non è solo buono per scaldare o scongelare la roba, o per fare un dolce veramente in pochi minuti. Può anche essere un modo per farsi delle spettacolari uova strapazzate molto leggere, perché non c'è bisogno di friggerle o di saltarle in padella, e sporcando solo la tazza dalle quali le si mangiano. Questa, per esempio, è la ricetta dell'amico australiano di Todd's Kitchen, che vi lascio sempre linkata sul doobly-doo e sempre sulla scheda. Una maniera veloce di farsi delle uova strapazzate, appunto senza friggere, molto leggere e sicuramente molto piacevoli, come impasto per la colazione, come merenda sostanziosa. A me piacciono le uova strapazzate, mi è capitato di farmele per pranzo, e può essere un modo, appunto, molto veloce di farsi delle uova strapazzate in letteralmente meno di un minuto. E infine una ricetta secondo me spettacolare, perché a base di cioccolata. Oh, tutta la cioccolata è spettacolare! Come diceva un meme, salviamo la Terra, è il posto dove c'è il cioccolato e anche la birra. La ricetta di Simple Cooking Channel è di una spettacolare torta al cioccolato fondente, che naturalmente vi lascio linkata sempre sul doobly-doo e sempre sulla scheda. Andate, date un'occhiata a queste tre ricette, sono veramente eccellenti, sono una maniera un po' differente di utilizzare il forno a microonde per creare qualcosa di velocissimo, piacevole e molto gustoso. Il forno a microonde in posti come gli Stati Uniti si è diffuso veramente a macchia d'olio, mentre per esempio in Italia siamo stati un pochino più restii ad utilizzare questo elettrodomestico. Ha cominciato a diffondersi a partire dal XXI secolo, dal 2001. Devo dire che è comunque un'invenzione molto comoda per tantissime cose. Innanzitutto, ormai è possibile cucinare qualsiasi cosa all'interno di un forno a microonde, non tanto sfruttando semplicemente il concetto stesso delle microonde. Ci sono queste pentole speciali che permettono, non so, di fare la cottura a vapore, di fare addirittura la cottura a pressione, c'è la pentola a pressione per il forno a microonde, c'è la caffettiera per il microonde, tutta di plastica. Non ho mai provato a farmi un caffè al microonde, ma c'è chi mi ha detto che è comunque discreto. Il forno a microonde è talmente diffuso che tempo fa ricordo una puntata, se non ricordo male, di Quark, se ricordo male forse di Passaggio a Nord-Ovest, perché c'era Alberto Angela. Alberto stava parlando di una parte della Stazione Spaziale Internazionale, e a un certo punto apre uno sportello, indica e fa vedere. Questo è un forno a microonde, un normalissimo forno a microonde, come quello che avete anche voi in cucina. Viene utilizzato dagli astronauti per riscaldare i loro pasti. Non si usa più il tubetto di dentifricio, il cosiddetto tubetto di dentifricio, da molto tempo. E la particolarità che mi aveva colpito di quel forno a microonde erano una serie di tacche sopra e sotto, no? E lui diceva giustamente, dato che nella stazione gli oggetti sono in assenza di peso, non funzionerebbe mettere la cosa sul piatto e aspettare che giri. Quindi semplicemente si inseriscono le cose nel forno.
delle tacche servono perché invece di inserire un piatto in orizzontale, si inseriscono tre o quattro piatti in verticale, così è possibile scaldare contemporaneamente più pietanze, che è una cosa che mi ha lasciato veramente piacevolmente stupito. Sono quelle curiosità che lasciano un po' così, no? E naturalmente riconosco che il forno a microonde non ha avuto grandissima diffusione, ha cominciato a diffondersi molto tardi in Italia, per tutta una serie di, chiamiamole pure, paranoie a proposito di queste onde elettromagnetiche, e ci sono ancora diverse strane considerazioni, e in certi casi anche diverse bufale, che girano a proposito dei forni a microonde, quindi è bene ricordarsi che un forno a microonde prima di tutto è un elettrodomestico, e quindi, come tale, bisogna semplicemente utilizzarlo in maniera intelligente. Ci sono certamente dei pericoli intrinsechi nel microonde, per esempio è bene evitare di inserire dei contenitori di metallo all'interno del microonde, anche se ci sono delle situazioni particolari e dei contenitori particolari che, pur contenendo metallo, sono fatti per lavorare nel microonde. Come dicevo prima, ci sono dei contenitori di plastica per cuocere nel microonde, ma ci sono anche dei contenitori di alluminio fatti apposta per cuocere nel microonde. Per esempio ci sono dei contenitori per cuocere le uova nel microonde, perché non si devono mettere uova dentro il microonde, così come sono uova crude dentro il guscio, perché il microonde, facendo aumentare la temperatura dell'acqua all'interno delle cose, potrebbe far aumentare la temperatura della pochissima acqua presente all'interno dell'uovo e far esplodere il guscio. Anzi, è una cosa che succede, molto pericolosa, e tra le altre cose il risultato finale è tutto il forno a microonde schizzato di una robaccia unta e fetente, quindi non provateci, però ci sono appunto dei contenitori per cuocere l'uovo. Il contenitore più semplice è un contenitore a forma di uovo in cui si rompe l'uovo, si toglie il guscio e si mette lì dentro per fare l'uovo alla coque, ma ci sono dei particolari tipi di bollitore che sono in alluminio. Praticamente si mette l'uovo, o le uova se ne possono mettere in alcuni fino a 5 o 6, e si riempie d'acqua e si chiude. Le uova sono chiuse dentro l'alluminio, quindi non ricevono le microonde, e le microonde invece riscaldano l'acqua che si trova nel contenitore, che comincia a bollire, e le uova vengono cotte fondamentalmente al vapore. E ci sono alcuni trucchi, per esempio si mette la roba più che al centro, sul bordo, in maniera tale che girando il piatto possa essere sottoposta tutta quanta alle onde, non ci sono delle zone d'ombra, e quindi si possa scaldare la cosa in maniera omogenea. E voi che rapporto avete con il microonde? Ne avete uno in casa? Lo avete? Lo usate come soprammobile perché non lo accendete mai? Lo usate tutti i giorni? Avete la caffettiera per il microonde e vi fate il caffè tutti i giorni al microonde? Non lo so, come sempre fatemelo sapere con un commento qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Bene ragazzi, io ho concluso, per cui come sempre vi ringrazio per essere arrivati sino in fondo a questo vlog. Vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, di fare pollice in alto e di condividerlo con i vostri amici anche su WhatsApp e su Telegram. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto, che è un po' come quello delle cose cotte appena tirate fuori dal microonde, ma molto più piacevole, e soprattutto non c'è bisogno di entrare nel microonde per iscriversi. Vi ricordo inoltre di iscrivervi anche al mio canale Telegram, che trovate linkato sul doobly-doo, sulla notazione e sulla scheda. Mi piace girare il braccio, in questo modo riceverete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. E infine, come sempre, grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima! Ah, dimenticavo! Mi raccomando, non mettete la telecamera o la fotocamera dentro il microonde! Potrebbe non gradirlo, mi raccomando!